Ciao da Luna di vidlab.it, oggi continuiamo con la letteratura latina. Il nostro autore di oggi è Plauto. Della sua vita sappiamo molto poco, e cioè che nacque a Sarsina, che era una località umbra mentre invece oggi è in Romagna, e che morì a Roma in tarda età, nel 184 a.C. Quindi, presumibilmente, la data di nascita si aggira intorno al 250 a.C., anche perché Cicerone ci riferisce che Plauto scrisse lo Pseudolus, una delle sue commedie, quando era senex, cioè vecchio, e per i romani l'anzianità iniziava a 60 anni. E poi sappiamo che lo Pseudolus fu rappresentato nel 191 a.C. Il nome completo era Titus Macius Plautus, il che è sospetto, perché Plautus sappiamo che era un soprannome che alludeva o ai piedi piatti o alle orecchie lunghe. Macius invece è un nome d'attore che ricorda il personaggio di Macus della commedia Tellana e forse è l'indicazione che Plauto fece l'attore prima di diventare un autore di successo di commedie. Molte notizie che giravano su Plauto sono fantasiose. Infatti, ad esempio, Varrone ci racconta che Plauto si era arricchito con l'attività teatrale e era diventato commerciante, aveva investito nel commercio, ma sarebbe fallito e in seguito a questo fallimento era stato costretto per vivere a far girare la macina di un mulino. E in queste condizioni avrebbe scritto due commedie che sono andate perdute e che i titoli in italiano significano Il pancia piena e Lo schiavo per debiti. Ma è assolutamente probabile, perché era prassi nel mondo antico, che siano state le trame di queste due commedie ad ispirare questa leggenda. Infatti spesso le biografie degli autori nascevano fantasiosamente utilizzando le trame delle opere che essi avevano scritto. Per quanto riguarda le opere di Plauto, egli scrisse solo palliate, cioè commedie di argomento greco. Di queste ce ne rimangono 21, 20 delle quali sono complete, a parte l'Aularia a cui manca la parte finale, che è comunque intuibile perché è praticamente intera, e dell'ultima invece c'è giunta solo l'inizio. Queste 21 commedie sono state individuate da Varrone, in quanto dopo la morte di Plauto, le compagnie teatrali, per assicurarsi l'affluenza del pubblico, attribuivano a Plauto commedie che in realtà non erano sue, cioè commedie spurie. E questo comunque ci fa capire quanto grande fu il successo di Plauto. Perciò, per capire quali fossero le commedie autentiche, fu necessario un lavoro filologico, con l'intervento quindi dei critici letterari. E prima Elio Stilone e poi Varrone si cimentarono nell'impresa. Varrone esaminò ben 130 commedie e ne individuò 21 sicuramente autentiche, 19 probabilmente autentiche ma su cui preferiva non dare una risposta definitiva e 90 sicuramente spurie. Le 21 commedie individuate come sicuramente scritte da Plauto andarono a costituire il cosiddetto canone varroniano ed ebbero così da Varrone in poi un'ampia circolazione ed è così che sono giunte a noi tramite dei codici medievali e tardo antichi. Le trame delle sue commedie sono piuttosto ripetitive. Nella maggior parte dei casi abbiamo dei giovani scapestrati che si innamorano di donne avide e hanno quindi bisogno di denaro per poterle conquistare o riscartarle dai protettori se nel caso fossero prostitute. Ma devono vedersela con l'avarizia dei padri e quindi sono ostacolati nel loro amore. A volte invece sono i padri che si innamorano di una cortigiana, di una prostituta, e quindi sono le madri che devono proteggere il patrimonio familiare. Talvolta si scopre alla fine che la donna amata è di nobili origini e che in seguito ad un rapimento è stata costretta a fare la prostituta. Accanto a questi personaggi c'è spesso uno schiavo che fa da mediatore tra l'innamorato e la cortigiana e che aiuta il suo giovane padrone a raggiungere il proprio scopo. Faremo poi un approfondimento sui personaggi delle donne e degli schiavi. Le vicende sono sempre a lieto fine e infatti si concludono con la riconciliazione fra padre e figli, con il chiarimento di un equivoco o con il riconoscimento, cioè agnizione, di un figlio perduto.
oppure appunto l'agnizione dello stato libero di una donna che appunto era stata costretta a fare la prostituta. Per le sue commedie Plauto si ispirò alla Commedia Nuova e per questo in passato venne considerato un autore poco originale, un imitatore, ma oggi invece è riconosciuta la sua originalità. Infatti le sue commedie non sono una semplice traduzione latina di commedie greche, perché quando lo riteneva opportuno Plauto comunque adattava l'intreccio del modello greco alle sue esigenze o a quelle del pubblico romano. Inoltre spesso faceva ricorso alla contaminatio, unendo scene e vicende di più commedie greche in un unico intreccio. Però, perché Plauto non modificava generalmente le trame greche e soprattutto manteneva l'ambientazione greca? La risposta è che queste cose consentivano a lui e ad altri autori comici latini di rendere accettabile al pubblico figure e situazioni che si confacevano poco alla morale romana tradizionale. Per esempio, l'idea di un uomo anziano che si innamora di una prostituta e sperpera con lei tutto il denaro non si addiceva all'immagine tradizionale del pater familias. E dunque il fatto che il protagonista non fosse un romano, ma un greco, aiutava ad accettare questi comportamenti scandalosi. Le commedie plautine non erano originariamente divise in atti. L'attuale divisione in 5 atti, suddivisi a loro volta in scene, venne introdotta in età rinascimentale. In origine invece la divisione in parti era determinata solo dal tipo di recitazione. Infatti si alternavano i dialoghi, nel corso dei quali gli attori recitavano e si svolgeva l'azione, e i cantica, cioè i canti, nei quali gli attori cantavano accompagnati dal flauto. I cantica nella commedia romana hanno il ruolo che nel teatro greco era assunto dal coro. Il coro è assente in Plauto, tranne che nella commedia Rudens. Ma il fatto che i cantica fossero cantati dagli attori stessi della commedia e non da un coro permetteva agli autori latini di integrare i cantica stessi nell'intreccio della commedia. Invece nella commedia nuova greca il coro era confinato negli intermezzi durante i quali intratteneva il pubblico con canti e balli che non c'entravano niente con l'intreccio. I cantica quindi generalmente interrompevano lo sviluppo della trama e consentivano ad uno dei personaggi principali di commentare le vicende che erano accadute fino a quel momento. Quando i cantica erano intonati da personaggi seri della commedia, essi spesso avevano la funzione di uno spazio al quale l'autore affidava le sue meditazioni sulla vita, sugli affetti, sul comportamento degli uomini, eccetera. Invece altri cantica erano affidati a personaggi burleschi come lo schiavo, e così in questo caso divenivano invece un mezzo con cui il personaggio presentava al pubblico con un linguaggio brioso le soluzioni escogitate per portare avanti i suoi piani. L'origine dei cantica è discussa. Potrebbero forse risalire ad una tradizione di teatro orale italico oppure dalle parti cantate delle tragedie di Euripide. Comunque sia, rendono il teatro di Plauto notevolmente diverso dai suoi modelli greci e invece simile al melodramma e al musical.